Come membri di LINC, Coordinamento Universitario, un'organizzazione che riunisce associazioni studentesche indipendenti ed apartitiche, abbiamo spesso analizzato e discusso la legge 240 del 2010, cosiddetta riforma Gelmini, dal nome dell'allora Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Una legge che ha modificato numerosi aspetti funzionali ed organizzativi nei nostri atenei. Già prima della sua approvazione, che abbiamo contrastato con forza, denunciavamo gli effetti negativi che avrebbe portato all'intero sistema universitario. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la governance delle università statali ed in particolare le principali modifiche a composizione, durata, funzionamento e modalità di designazione dei membri dei principali organi di governo dell'Ateneo, ovvero rettore, direttore generale, consiglio di amministrazione e senato accademico. La figura del rettore ha assunto un ruolo decisamente centrale, eletto sostanzialmente tra i soli professori ordinari per un mandato di 6 anni non rinnovabile, è divenuto l'organo propulsore delle attività didattico-scientifiche e dello sviluppo strategico dell'Ateneo nel suo complesso. Ha una funzione di proposta per la scelta del direttore generale riguardo al bilancio e per la programmazione triennale di Ateneo. Il rettore ha quindi un potere decisamente elevato e spesso privo di efficaci controlli e bilanciamenti. È importante analizzare oggi lo stato di salute del nostro sistema universitario a 6 anni di distanza dell'entrata in vigore di questa riforma. Il numero di studenti è ancora il più basso d'Europa, il numero di docenti è in forte contrazione, le limitazioni del turnover impediscono un adeguato ricambio generazionale, la didattica stenta ad innovare e il rapporto studenti-docenti continua a peggiorare. Questo si manifesta in maniera ancora più grave nelle università del Meridione. Esse infatti risultano le più colpite, le più penalizzate dal modo in cui vengono distribuite le scarse risorse disponibili. Tutti questi problemi, infatti, scaturiscono da una situazione di generale e sempre più grave definanziamento dell'intero sistema, oggetto del più imponente taglio della storia repubblicana. I fondi per il diritto allo studio non sono sufficienti e mentre lo Stato procedeva nella riduzione di risorse, la spending review ha contribuito a liberalizzare la tassazione studentesca. L'accentramento di potere al vertice degli Atenei, come abbiamo visto, oltre ad aver peraltro che contribuito al miglioramento del sistema, ha portato ad una condotta sempre più autoritaria delle nostre università, mentre la realtà contemporanea si sta orientando verso sistemi più aperti e partecipati. Risulterebbe quindi auspicabile prevedere una nuova e moderna concezione di università che assicuri una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le componenti dell'Ateneo, che il rettore non sia più di fatto espressione della sola comunità scientifica, ma dell'intera comunità universitaria e quindi eletto anche dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti, con un mandato più breve ma rinnovabile, una sola volta. Che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione siano organi pienamente elettivi, con una composizione che sia rappresentativa dell'intera comunità universitaria e che vi sia sempre un organo rappresentativo della popolazione studentesca. Il modello antecedente alla riforma del 2010, nonostante prevedesse per i principali organi di governo una composizione maggiormente rappresentativa delle diverse componenti e delle varie strutture accademiche, didattiche degli Atenei, non contemplava alcuna limitazione di mandato né per il rettore né per le altre cariche elettive negli organi di vertice. Questo sistema permetteva di fatto al rettore di rimanere alla guida del proprio Ateneo anche per molti anni, talvolta causando anche degli abusi. La distribuzione delle competenze del Senato accademico invece risultavano essere decisamente diverse rispetto alla riforma Gelmini e spesso meno definite, con un minore accentramento di potere in capo al rettore.